Allora, mister, eh, credo che la allora, parola d'ordine sia continuità no? rispetto all'affermazione all con Monopoli, no? Sì, è continuità, è quello che abbiamo parlato anche a fine conferenza stampa a, a, a dopo la partita. Mm, la continuità speriamo nel risultato, anche se poi andiamo ad analizzare la squadra che andremo ad affrontare, ma di, 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 di prestazione e non solo di prestazione ma soprattutto di mentalità di continuare a a far crescere questo tipo di mentalità che si era visto a sprazzi trapani forse già qualcosina col Matera, poi si è, tornato, è venuto un po' a mancare, poi siamo riusciti a portarla per 90 minuti e quindi continuazione soprattutto in questo punto di vista qua. Certamente non sarà facile, lo sappiamo, il Catania è una squadra costruita per vincere questo campionato, tra l'altro viene da un buon periodo, una bellissima vittoria a Pagani, insomma ci sarà da lottare. Sì, mh, allora, mh, ci sarà... noi dobbiamo correre, Dobbiamo continuare a correre e tanto, ad aggredire e tanto. Sento, leggo un po' in giro, insomma anche a livello nazionale, siamo un po' destinati come le, 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 le vittime sacrificali no? di questa partita, ci danno mm. già per, eh, per battuti. Io dico sempre che le partite si devono giocare eh, e noi la giocheremo nel migliore dei modi, con, la, con quella che è la nostra identità che piano piano sta crescendo. Eh, Sappiamo che è una partita sulla carta proibitiva, anche perché per loro hanno, sicuramente è una squadra che potrebbe fare tranquillamente la Serie B, già con questo organico qua. Però, ti ripeto, dobbiamo correre e aggredire, continuare a fare questo e poi vediamo come finirà la, la, alla fine. Da, dal punto di vista tattico, lei ha già in mente, senza magari scoprire le carte, mm. la squadra? Ho ancora qualche dubbio? Mm. No, io penso che per questa partita anche perché era stato fatto un discorso chiaro ai ragazzi all'inizio di questo trittico di partite che avrei avuto bisogno di tutti quindi un po' anche per cercare di, 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 di distribuire le forze e soprattutto di tenere coinvolti tutti i ragazzi io Ora mh, chi per infortunio chi è rentato da poco ma se andate a vedere più o meno già utilizzati quasi tutti a parte il secondo e terzo portiere e chi pochi spezzoni così e, e ho cercato di anche di puntare su questo coinvolgimento del gruppo per fargli sentire tutti protagonisti, tutti indispensabili e quindi qualcosina la, per domani è già tutto chiaro su come andremo a giocare e gli uomini che scenderanno in campo. Eh, sono contento dei giovani perché da quando sono arrivato vedo che se la stanno mettendo tutte e si sentono anche molto partecipi. Gente che ha forse aveva giocato un pochettino meno oggi sta, sta avendo la loro possibilità. Eh, sono contento anche della crescita che stanno avendo, eh, piccola, graduale. Ma c'è. Mm, mi è piaciuta molto la prestazione di Imperiale domenica, eh, in una partita importante, insomma, di, di, di la personalità che si sta mettendo Marin, eh, Canis, eh, eh, Puntoriere, quando è entrato. Cioè, sono tante le, le letture che vanno fatte anche da questo punto di vista. Questo significa che anche quello che ho chiesto ai giocatori un po' più esperti, chiamiamolo così, di dargli una mano sotto questo punto di vista, di non pensare solamente al, al, a, 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 alla loro prestazione, ma di aiutarli, sta, sta, sta piano piano accadendo. Come stanno e eh, se potranno ovviamente essere della partita, anche magari visto che rientrano anche solo a stazione? Allora, giusto, domanda mh, giusta e, e va spiegata anche questo. cioè Per come ragiono io, cioè, il fatto di averlo recuperato, eh, per me un giocatore recuperato poi va allenato. Cioè Sono due cose diverse, perché è vero lo vediamo in panchina, lo vediamo tra i convocati, ma un conto recuperato, un conto va allenato, per giocare un certo tipo di calcio. Quindi eh, è vero che l'allenatore all ce li ha tutti, ma tutti devono essere come gli altri e portati ad avere una condizione per poter giocare in questo modo. Poi che può avere la possibilità di sfruttarli 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, questi è in base a quello che hanno messo dentro nelle gambe per giocare in questo modo qua. Quindi eh, era, era quello scotto che abbiamo detto anche le, le, le scorse conferenze: andava pagato, andava pagato perché c'era da, da lavorare in un certo modo. E adesso speriamo di portare questi che piano piano mi stanno rientrando al pari degli altri. Senti, squalifica di Onescu comunque ti crea qualche problema, visto che insomma, il ragazzo stava crescendo, sì. stava facendo bene. Sì, secondo me uno che ha fatto una buona partita, bisognerà ovviare a questo Bisogna ovviare a questa squalifica, bisognerà eh, eh, cercare di, di, di essere ancora più intensi in mezzo al campo, perché in base a come ci sistemeremo e con gli uomini che ci sistemeremo, se a due o a tre in mezzo al campo... Dobbiamo dare ancora maggiore intensità, perché avete visto che nel, nel mio gioco i due mediani devono avere grande intensità, perché altrimenti è un sistema che può andare un po' in difficoltà. Mi è piaciuta l'intensità che hanno dato i tre davanti, gli ho fatto i complimenti a fine partita, mi aspetto ancora una grande intensità in un possesso da parte dei tre davanti e sai, quando poi incomincia a avere che tutti ragionano in un certo modo, poi viene fuori forse anche la prestazione che è venuta, che è venuta fuori contro una squadra forte come era onestamente Monopoli la partita di Catania secondo me è importante anche da un punto di vista come posso dire emozionale mm. psicologico no? insomma, sì. andate a giocare sì, sì, bravo, una giusto. squadra contro in un grande stadio in Ci un sarà... ambiente insomma quindi anche un banco di prova come dicevi prima mm. anche per i ragazzi che hai a disposizione sono d'accordo sono d'accordo con te anche perché sono previsti 18-20 mila spettatori quindi con i quei quei miei ragazzi che i giovani che entrano in campo anche per, cioè io penso che è una partita bella da giocare cioè sono quelle partite che al di là di dove sa sappiamo che andiamo a giocare, della forza dell'avversario sono proprio per chi, fa, per chi fa anche se è Lega Pro per chi fa questo, questo mestiere qua ti fanno venire voglia di, di, di giocarle quindi vediamo anche come reggeranno dal punto di vista psicologico però dobbiamo avere la, la, non dico la spensieratezza anche se in tante volte la spensieratezza forse aiuta di più che la preoccupazione di, di fare una partita tosta, di, 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 ti ripeto, ripeto sempre queste frasi che sono correre e aggredire, eh, perché, perché abbiamo visto che lo possiamo fare, dobbiamo migliorare, purtroppo alle tre partite una settimana non ci hanno permesso di lavorare, però si era caricato tanto la settimana prima e forse a Francavilla siamo stati un po' meno, ne abbiamo parlato, un po' meno brillanti perché si era caricato anche tanto, però partita, come dici tu, bella da giocare e penso... Fa piacere gli undici che scenderanno in campo e poi quelli che entreranno dopo. Può creare un problema il, il terreno di gioco, magari potrebbe essere un problema visto che c'è una partita di rugby che si gioca prima e poi soprattutto c'è l'incognita del maltempo che potrebbe... Sì, po sai, loro è una squadra molto tecnica, ha giocatori, abbiamo detto, di categoria superiore, quindi forse la, 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 la qualità eh, potrebbe favorire forse un po' più loro dobbiamo andare su quelle che sono le nostre caratteristiche la gamba la corsa l'aggressività e trovarla in quei giocatori che noi abbiamo davanti che facendogli arrivare la palla velocemente ci possono dare quella qualità che poi anche questa squadra ha però io penso ci adatteremo a tutte e due le situazioni, sia se è il campo poi non so in base a teloni, non teloni messi, cioè, oh, eh, o, 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 o buche, o perché c'è la perdita di rugby, noi dobbiamo sì. pensare, io, dobbiamo pensare alla mentalità, pur sapendo che è una partita per noi difficilissima. Vorrebbe però rivedere una squadra di rugby in un campo di calcio? Sì, sì, ma, ma questo sicuramente, cioè io penso che meno le mie squadre hanno sempre espresso questa, questa caratteristica in questi anni. Poi, è però una caratteristica che va costruita nel tempo piano piano sta venendo fuori ma io quello lo voglio vedere tutte le domeniche poi se riusciamo anche come abbiamo fatto a Sprazia, a metterci anche quelle qualità di giocate che ci hanno permesso eh, di, 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 tornando al discorso di prima il gol di, di, di Letizia una palla siamo andati a pressare il portiere eravamo in pressione sul portiere anche altre due volte Bifulco è stato, è stato aggredito nella sua area piccola smalato, cioè, quindi era anche stata una cosa che indice di questo che di, di questa mentalità che dobbiamo avere. C'è una fase dell'incontro che penso possa essere decisiva, in particolare, soprattutto visto che il Catania è comunque una grande squadra, grande pubblico. Beh, io sicur sicur sì, bravo. sicuramente, sicuramente l'inizio loro saranno sospinti dal loro pubblico. Noi dobbiamo riuscire a tenere botta lì. Non sarà facile, lo sappiamo, però dobbiamo, dobbiamo provarci. Eh, cioè, mi piacerebbe rivedere un po' la, la, la partenza di Trapari, no? perché se, al di là dei due Eurogol beccati, noi siamo, eravamo partiti forti, li eravamo arrivati due volte davanti al portiere. Eh, ma siamo lì, è sempre una questione di mentalità, cioè riuscire a giocarcela con tutti, eh, anche se partiamo in, sulla carta, sicuramente sfavoriti.